Ciao ragazzi, bentornati oggi sul mio canale YouTube. Un video un po' esotico, definiamolo così, perché mentre ero in live stavo facendo un draft, un ragazzo dalla chat mi ha illustrato questo glitch potentissimo del quale non ero a conoscenza. Magari voi che siete super informati, super esperti, già lo conoscete, ma volevo farvelo vedere perché magari è una cosa che funzionerà anche gli anni prossimi e quindi perché non lasciarlo sul canale a disposizione? Quindi ho anche lasciato il draft da fare in maniera tale che ce lo buildiamo tutti quanti insieme, ovviamente. Ah no, incredibile, mi ha dato il 442 che è il modulo col quale gioco io. Bene, prendiamo il nostro bomber del Road to Glory, Edin Dzeko, proprio lui con Ombra. Ma starete a vedere che ci tornerà utile perché questo glitch riguarda proprio gli stili intesa. Vabbè, qua prendiamo un po' a caso, poi ce l'andremo a sistemare sperando che insomma ci dia qualcosa di decente, anche se non mi sembra molto intenzionato il signor gioco a darci un draft quantomeno utilizzabile. Van Aanholt lo possiamo trastare. Direi Laporte. In porta dammi qualcosa di degno. Lloris lo posso trastare volentieri. Bene. Qua prendiamo Alderweireld sempre per linkare. Spero vivamente che non ci sia gente che si venga a triggerare per le mie scelte in questo draft, perché vi ripeto che è fatto più per poi farvi vedere questo glitch che altro, quindi immaginavo che ci sia anche il campioncino lì pronto, il pro player dei draft. No, dovevi prendere quello perché avrebbe linkato. Vabbè, ragazzi, insomma. Bene, prendiamo Sancho, sta venendo fuori un qualcosa di veramente imbarazzante, non so cosa sto facendo veramente. E cioè, quasi quasi cosa andrei a fare? A prendere Tolisso per fare un triangolo strano di questo tipo? Vabbè, vediamo poi se magari ci decide di droppare un icon, ecco già Allison per esempio potrebbe non dispiacermi. Mio Dio. Beh, prendiamo Marcello che a niente ci serve. Ah, finalmente. Anche se potrebbe tornarmi più utile sto Danny da Costa, sapete? Piuttosto che un Icon. Vabbè, dai, prendiamo Campbell e trastiamolo. E magari poi ce lo dà di nuovo Danny. Qui una S francese. Magari andrei a prendere Coman. No, perdo 6 punti addirittura. No, e allora non mi sembra molto worth come cosa. Rodrigo non lo possiamo mettere, però nel dubbio lo prendiamo. Barnes, che icon lo prendiamo perché così almeno fa un po' di intesa qua e là. Anche se ho delle dubbie, insomma, considerazioni. Mamma mia, Bobovieri Moments. Ragazzi, qui ho una scelta. Diventare un eroe o un tryharder? E io decido di diventare un eroe. Decido di diventare un eroe. Prendiamo Bobo Moments. Proprio lui. Robertson Toti pure ci piace. Lo possiamo piazzare tranquillamente. Ci stiamo avvicinando al momento del glitch, occhio. Qua abbiamo il fratello stupido di Haaland. Mbappé Ronaldo. Mbappé Ronaldo, no, prendiamo un Mbappé. E prendiamo Richarlison. Ma sì. Perfetto. Ed è qui, ragazzi, che entra in gioco il glitch. Cosa consiste il glitch? Voi potete praticamente andare a mettere gli stili intesa che volete. Quindi, che ne so, volete un difensore ombra, prendete Sissoko e lo mettete qua. Prima di selezionare l'ultimo giocatore e quando andrete poi a finire il draft, gli stili intesa rimarranno su quelle posizioni. Quindi, adesso vi faccio vedere molto facilmente. Prendiamo Royce e lo mettiamo qua. Poi, vediamo se in panchina abbiamo altri ombra. Sì, abbiamo Dzeko con ombra e lo mettiamo qui, dove c'è il mediano. Poi abbiamo i cacciatori, li mettiamo qui per le due punte. Poi dovrei avere anche altri cacciatori, eccolo qui per gli esterni. Eccolo qua, poi qui Sentinella lo posso accettare e qua mettiamo Ancora. Perfetto. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a selezionare l'ultimo giocatore. Eccolo qui. Ossia il nostro buon
Boh, a caso De Marcos. E adesso che cosa facciamo? Prima di andare a selezionare l'allenatore, andiamo invece a rimettere le carte che realmente ci interessano e con le quali vogliamo andare a giocare. Quindi, mettiamo Royce qua, poi Sancho qua, Tolisso c'era, mettiamo Vieri, mettiamo Barnes. E mettiamo Sissoko, no, Mbappé non c'era infatti, e mettiamo Laporte qui. Perfetto. Adesso andiamo a selezionare l'allenatore, eccolo qui, prendiamo il nostro Wilder. Perfetto. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uscire e rientrare da foot per permettere alla magia di avvenire. Eccoci qui. E adesso, se tutto è andato secondo i piani, dovremmo trovare gli stili intesa applicati a quelle che sono le carte che vogliamo andare a utilizzare, però nelle posizioni giuste. Vediamo se ha funzionato. Abbiamo fatto un epic fail. Nel caso di epic fail, io questo video ve lo carico comunque, così ci facciamo tutti quanti una risata insieme. Allora andiamo su online, draft, gioca partita. Eccoci qua. Perfetto. Ha funzionato, ragazzi, vedete, i due attaccanti hanno cacciatore, i due esterni hanno cacciatore, i due difensori hanno ombra, il terzino ha ancora, questo ha anche ombra. Lui ha catalizzatore perché altre ombre non avevo, De Marcos purtroppo l'ho trovato troppo tardi. E niente, quindi vi ritrovate giocatori che volete utilizzare con quelli che sono gli stili intesa che meritano di avere, quindi non vi ritrovate l'attaccante con ombra, eccetera, eccetera, eccetera. Niente, quindi video molto veloce, molto rapido, spero di essere stato abbastanza chiaro e che questo video vi possa tornare utile. E niente, vi do appuntamento su Twitch ogni giorno dalle 12 alle 16 e un salutone ragazzi, peace!